Lo stato di salute dell'economia toscana nel focus annuale di Unicop Firenze, giunto alla quarta edizione, una giornata al Teatro della Pergola dal titolo La Toscana in noi, promossa da una realtà che conta 8.000 dipendenti e muove l'economia della regione per 1 miliardo di euro. Presenti anche altri attori del mondo dell'economia del nostro territorio, da Confindustria alla CGIL, dalla Confederazione Italiana Agricoltori alla Confesercenti e poi alcuni sindaci dell'area fiorentina. Ne emerge tra gli elementi di maggiore interesse che l'ambiente sta diventando uno dei fattori più importanti per orientare le scelte di consumo. Meno rifiuti, meno spreco di cibo, acqua ed energia. Cambiano le preferenze dei consumatori, quelli toscani poi sono affezionatissimi a ciò che è prodotto nella loro regione. Abbiamo, come dire, con questa testimonianza di oggi voluto raccogliere idealmente un mandato da parte, diciamo così, del consumatore toscano che nell'ultimo anno evidentemente ha vissuto la grande ribalta del tema ambientale anche nelle proprie portate, nelle proprie scelte di consumo. I consumatori ci chiedono prodotti che in qualche misura incorporino ideali di sviluppo sostenibile nella dimensione economica, sociale e ambientale, ci chiedono di impegnarci sul versante dell'ambiente. Qui abbiamo cercato di analizzare il ruolo di Unicop Firenze nella nostra regione. Unicop Firenze in regione riesce a creare, oltre ai posti di lavoro diretti che abbiamo noi, circa 14.000 posti che sono sostanzialmente il lavoro che si crea col nostro indotto. Credo che questo ci porti una grande responsabilità.